L'immaginazione diventa realtà. Comincia con un circo. Circo mezza piotta. Tragico, divertente, ironico. È un circhetto carino, semplice, un po' rovinato dagli anni, dal tempo. A noi ci piace molto, è la nostra casa. Il loro padre putativo, Israel, il padrone di questo piccolo circhetto, cerca di aprire una via di fuga oltreoceano per tutti quanti, ma sparisce. Quindi loro si trovano un po' allo sbando in questa città piena di conflitti. 3, 2, 1! Quattro amici sono come fratelli. Noi siamo quattro meraviglie. Un albino che ha la capacità di domare gli insetti. Ho provato, diciamo, uno scorpione in faccia. Poi c'è Mario, lui è la calamita umana. Una capienza d'amore gigantesca. lui è Fulvio. Un uomo orgogliosissimo che ha trovato nel circo la sua rivincita. Matilde è la ragazza elettrica, è l'unica donna della nostra famiglia. Il vero potere poi non è mai quello che si vede al primo sguardo. Sono un corpo comico. È un po' l'arma da Brancaleone. Saltiamo sul treno, odiamo e se ne andiamo. Dove saltiamo? Ci sto. Pure io. Piano del cazzo.